Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 febbraio. Ci sono un sacco di cose sui giornali, alcune tragiche, altre meno, ma comunque oggi la rassegna stampa è piuttosto, secondo me, interessante. Partiamo dal dato fondamentale di oggi, ovviamente, il treno deragliato. Prima andiamo con le notizie in sintesi che possono per voi essere utili, così da non leggere i giornali. Insomma, questa zuppa così nasceva, no? Buongiorno Giuditta, la prima ad arrivare, buongiorno a Vito, che arrivi con altre persone su Instagram. E allora le notizie sono che uno scambio sistemato male sarebbe quindi un errore umano, il motivo per il quale ieri è deragliato un treno a 292 km all'ora nella tratta di alta velocità più importante d'Italia. Queste sono le prime analisi del procuratore. Sono morti due macchinisti, purtroppo due persone sono morte. Il motivo è anche molto banale, purtroppo nella sua tragicità, perché la prima carrozza ha preso una strada diversa proprio per questo scambio disposto male, è andato a sbattere contro un altro treno e dopo essere andato a sbattere contro un altro treno è andato addirittura a sbattere contro un palazzo. In quella prima carrozza, ahimè, una carrozza che io frequento spesso ed è esattamente nella tratta che faccio spesso, non c'erano passeggeri se non i due macchinisti. Questo vuol dire che la tragedia di ieri, cosa che i giornali scrivono in una certa misura, sarebbe stata anche molto più grave se quella carrozza fosse stata occupata. Comunque, quella è una carrozza che è occupata da massimo 10-15 persone. Detto questo, immaginatevi un po' voi che cosa sarebbe successo altrimenti. Si tratta, ricorda, di Vico, del primo deragliamento di un treno di alta velocità. Zacché sul giornale ricorda che è la più importante opera infrastrutturale progettata e realizzata in Italia negli ultimi 50 anni. E questo è, diciamo, la cronaca di quello che è avvenuto. Sulla cronaca ci sono due tipi di commenti: un commento che fanno Sallusti e Feltri sul giornale e sul Libero, e cioè il commento sul fatto che sono stati indette 2 ore di sciopero oggi, e sia Feltri sia Sallusti dicono: ma ragazzi, ma che cosa c'entra lo sciopero? Contro chi state scioperando? Ma che cosa vuol dire lo sciopero? Smettetela di fare queste robe totalmente inutili, cari dipendenti delle ferrovie dello Stato, perché oggi non c'è da scioperare con nessuno se non piangere i due macchinisti, i vostri colleghi che sono morti incolpevoli, anzi, e questo è il punto fondamentale di Sallusti e di Feltri. Ma poi arriviamo al giornale, quello per bene, quello che è contro l'odio, quello che è contro le fake news, che è quello che è contro, come possiamo dire, le alzate di voce, insomma, il grande giornale per bene italiano, Repubblica, che sobriamente titola, vi leggo il titolo di Repubblica: linea satura, buchi nella manutenzione, così anche l'alta velocità è andata KO. Così anche l'alta velocità è andata KO. Questi sono gli sciacalli di Repubblica. Tutte le cose che dicono non sono vere, non sono vere. Cioè, è una cosa pazzesca. Con i due morti, Repubblica cosa deve fare? Deve friccicare l'antiindustrialismo, l'antisviluppismo italiano, la cattiveria delle ferrovie dello Stato. Se ci sono dei responsabili, verranno puniti. Ma l'idea che la linea satura, i buchi nella manutenzione, così anche l'alta velocità è andata a KO, è una minchiata. Ma non è che lo dico io, basta leggere i dati, lo fa Andrea Giuricin, professore della Bicocca a Milano. Oggi è su Messaggero, mi sembra molto più, come possiamo dire, passi dalla Repubblica che fa tutta la moralista al Messaggero. Oggi giornale da comprare, Messaggero, compratelo. E sapete perché da comprare oggi il Messaggero? Perché Giuricin, oltre a un pezzo di cui vi parlerò tra poco, ci spiega come le ferrovie e l'alta velocità siano il treno sia vicino allo zero come rischi di incidenti. Certo, nel giorno in cui muoiono due persone, uno dice: beh, insomma, non potevi dircelo. In realtà, rispetto alla gomma, ci sono 36 volte più rischioso dei treni, 36 volte più rischioso. Aerei e treni restano i mezzi più sicuri di trasporto. Poi è chiaro che il giorno dopo un incidente di questo tipo bisogna indagare, bisogna vedere se ci sono delle responsabilità, e ci sono sicuramente, ma vi voglio dire che il titolo, linea satura, buchi nella manutenzione, così anche l'alta velocità è andata KO, è un titolo scorretto. Non è andata KO da nessuna parte, chiaro?
però ovviamente oggi si deve puntare su quello. Andiamo sulle altre grandi allarmi del paese. Virus, il primo giorno, il primo contagiato in Italia, il primo italiano contagiato ed era rimpatriato a Wuhan, quindi la sfiga di quei rimpatriati nella cerchignola che adesso dovranno ricostruire la loro, come si chiama, la loro quarantena, perché hanno avuto a che fare bene o male con uno che è stato contagiato. Il turismo avrà un impatto, calcolano il Sole 24 Ore e i giornali che iniziano a fare i conti, di 1,6 miliardi questo virus per l'Italia, 13 milioni di persone in meno, solo a Roma il rischio che sono 500 milioni in meno di introiti per Roma. Insomma, e l'impatto più grande di tutta questa roba è questa grande, straordinaria stupidaggine per il quale c'è un blocco dei voli dalla Cina. Questa roba qua, che noi stiamo facendo, che ci ha procurato i problemi con i cinesi, ieri il Presidente della Repubblica ha fatto la sua visitina alla scuola cinese per far vedere ai cinesi che non siamo tutti cattivi, questa minchiata che abbiamo fatto di bloccare i voli con la Cina, è una delle cause peggiori, non tanto per non portare il virus qua, perché poi dalla Cina vengono comunque qua, ma è il fatto che sarà una botta fenomenale al turismo, che comunque ci sarebbe stato in ogni caso. Sul fronte del governo, beh, è molto semplice quello che è avvenuto. Ieri sera hanno trovato un accordo PD, Movimento 5 Stelle e LeU, come dicono tutti quanti i giornali oggi, per un cambio della legge sulla prescrizione, che è già in onda da oggi, dal 1 gennaio del 2020, e cioè dopo il primo grado non ci dovrebbe essere più la prescrizione. In realtà, secondo l'accordo di ieri, il blocco della prescrizione arriva dopo il secondo grado, dopo l'appello. Ovviamente cambia tutta la prospettiva di questa legge, però Renzi non ci sta, va bene? Allora, il problema di questa roba qui, ragazzi, non parlate del volume, vi prego, non parliamo del volume, perché è provato e straprovato che il problema del volume deriva purtroppo dall'upload di questo Facebook. Non so che cosa dirvi, alcune volte commetto gli errori io, in questo caso no. Detto questo, il problema di Renzi è che questo governo dice che addirittura lo supporterà da fuori. Sarà interessante vedere tutti i retroscena nei prossimi giorni di Renzi, se veramente farà cadere questo governo. Io non ci credo che Renzi, con il suo bagaglio elettorale che è sotto al 5%, possa mai far cadere il governo. Fermi tutti! Toc toc! Sapete che succede? Le sardine incontrano prima il ministro Provenzano e poi il ministro Boccia la settimana prossima. Ma che cosa devono dire? Ma perché sembrano Salvini che non sta al ministero? Ma perché Boccia e Provenzano, a cui voglio bene tutti e due, mi stanno simpatici, mi sembrano delle brave persone, devono incontrare le sardine? Ma che cazzo gli devono dire le sardine a Boccia e Provenzano, al ministro delle autonomie e al ministro del sud? Cosa? Un bolognese col cerchietto va da Provenzano e gli spiega qual è il problema del sud? Il suo unico problema sono i decreti di sicurezza, per il resto manco la prescrizione sanno che cosa devono fare. Gli devono spiegare come è andato l'incontro con Benetton? Gli devono spiegare come è andata la foto con quell'altro? Gli devono spiegare perché Ogongo non sta più con loro e invece ci sta quella di Reggio Calabria? Ma perché il ministro del sud e il ministro delle autonomie deve vedere le sardine? Ma che cazzo si devono dire con queste sardine? Me lo volete dire? Io voglio sapere. E poi, ma chi rappresentano le sardine? Toc toc! Voglio vedere anch'io Boccia. Io vorrei andare qua con i miei amici qua del condominio. Vorremmo vedere Provenzano. Provenzano, ci ricevi? Adesso farò una manifestazione qua del condominio e vorrei essere ricevuto dai nostri ministri. Vabbè, cantiere fisco. Ieri c'è stata la prima riunione al Ministero dell'Economia per decidere come cambiare l'IRPEF, ma oggi Repubblica calcola chiaramente cosa vuol dire il cambio delle aliquote IRPEF, cioè per aiutare le famiglie con più figli e per aiutare gli incapienti, cioè quelli che non hanno neanche 8.000 euro e quindi non pagano le imposte, ci vogliono 7,1 miliardi. Vi segnalo che nella prossima finanziaria ci saranno 20 miliardi per disinnescare le clausole IVA, quindi soltanto per toccare IRPEF e togliere l'IVA partono 27 miliardi. Beh, stupendo. L'altra questione di giornata economica riguarda Unicredito, che dà un dividendo di 1,4 miliardi ai suoi azionisti. Perché la cosa è importante? Perché ieri il titolo brilla in borsa più 8%, ma il punto fondamentale è come scrive oggi Pons, una rubrichina di 10 righe su Repubblica, dice:
ma ragazzi, ma questo mustier, questo cattivone, ex parà, non so, legione straniera, invece di occuparsi di tutti, si occupa solo degli azionisti. È un grande tema economico, gli azionisti godono con questo Unicredito che gli dà un sacco di dividendi, invece gli altri stakeholder, i dipendenti, la nazione, eccetera, sembra essere meno contenta, perché quello che vuole questo signore è fare soldi per i suoi azionisti e ridarglieli indietro. Grande dibattito politico-economico, stupenda, stupenda. Si chiama Concita Borrelli. Ha scritto un pezzo oggi sul Messaggero e il titolo è "Non può essere il festival di Rula". Voi dovete leggere questo pezzo perché è scritto talmente bene, talmente intelligente, senza nessun astio, ma con solo argomenti, che intende dire: ragazzi, non è che arriva questa ragazza brava, impegnata, con una tragedia che noi dobbiamo rispettare rispetto alla sua madre che è stata uccisa, è stata distrutta dal femminicidio, dalla violenza maschile. Vabbè, tutto bene, ma non è che ci abbiamo bisogno di lei per sapere, noi giornalisti italiani che abbiamo questo tema, non ci abbiamo bisogno di lei per raccontare un non detto che tutti quanti noi conosciamo. Anzi, in questo pezzo che io vi sto descrivendo malissimo c'è una voce straordinaria che non ha nulla a che vedere col nostro mondo orrendo, diciamo, di caponi maschilisti, secondo me, che esprime un giudizio corretto, scritto in maniera geniale. Non può essere il festival di Rula. Il titolo non sintetizza la bellezza di questo articolo, che non riesco a rendere con le mie parole. Concita Borrelli, oggi sul Messaggero. Dobbiamo cercare di trovarla da qualche parte, su internet ci sarà, googolatelo, trovatelo, proverò a metterla sul sito anche se non è roba mia. E poi leggete Giuliano Ferrara, che oggi mi spiega che la soluzione di Trump dall'impeachment, dice, il Partito Repubblicano ha venduto l'anima. Uno dei pilastri della democrazia del mondo è caduto! E anche l'Italia fa meglio, perché dimostra invece che c'è la separazione dei poteri e manda a processo Salvini. Ferrara si è bevuto il cervello, con tutto il rispetto che ho nei confronti di un grande maestro del giornalismo. Peraltro oggi il pezzo che ha scritto era anche comprensibile, non è scritto in maniera come involuta come fa sempre lui. Io devo dire che quest'idea che i repubblicani si sono bevuti il cervello è esattamente una proiezione che Ferrara fa sulla sua condizione. Non riesco, non ho parole. Dice l'America è finita perché ha assolto Trump. Io pensavo che un Ferrara, che erano i Ferrara che mi piacevano a me, anche il nemico insopportabile, biondono, cazzone, quello dei dazi che non ci piace di Trump, beh, su questa cosa almeno avrebbe detto, beh, insomma, almeno il, come possiamo dire, il primato della politica. Ma questo era un Ferrara, diciamo, che ci siamo fumati negli anni scorsi. L'altra grande, fantastica, diciamo, tic quotidiano oggi, quando io leggo la Presti Giacomo, parlamentare di Forza Italia, sfanculata da Repubblica, dagli intellettuali di sinistra, lei, il suo partito di mafiosi, così lo chiamavano Repubblica, di corrotti, così lo chiamava Repubblica, di conflitto di interessi, così lo chiamava di Repubblica, di quelle donne che compiacevano solo il capo, così le chiamava Repubblica, oggi rilascia un'intervista a Repubblica a cui dice che brutto questo clima d'odio che crea la rete. Toc toc! Presti Giacomo, ma tu ti rendi conto che sei lì dal 94 e dovresti ricordare cosa Repubblica e i suoi amici hanno fatto contro il tuo partito di mafiosi, come veniva definito, il partito che aveva fatto le stragi di mafia, come aveva definito Repubblica, il partito del bunga bunga, come aveva definito Repubblica, in cui te e tante tue colleghe erano state inserite. Ecco, l'odio nasce dalla rete o nasce da questi nemici senza senso? Oggi leggermi la Presti Giacomo che si duole del clima di odio nei confronti di Repubblica mi fa un po' senso, un po' come ritrovare Ferrara, che non riesce a distinguere il suo odio accecante nei confronti di Trump da una realtà che è un pochino diversa, detto dal solito cretino di destra, che è il sottoscritto, come il Foglio ha definito tutti noi che seguiamo la zuppa su Instagram, su Facebook, su YouTube e sul sito Nicola Porro. Un grande saluto dal capo dei cretini di destra. ABTE! Ciao!